Allora ragazzi, io vorrei omaggiare con un paio di audio fenomenali, perché era controcorrente, Paolo Isotta. Molti non lo conoscono. Lo conoscono tutti. Paolo Isotta è un grande intellettuale italiano. Sì, ma non lo conosce nessuno, purtroppo. Perché? Purtroppo, perché non è un nome popolare. È stato anche un grande collaboratore del Sole 24 Ore, peraltro. Ma ti dico che non è un nome popolare. È uno, un grande, nonostante sia di destra, perché Paolo Isotta è ovviamente... Perché nonostante sia di destra, che è uno stronzo. No, sto scherzando. È uno stronzo. Anzi, perché è di destra. È un detto che è un grande intellettuale... È un grande intellettuale italiano. Sempre il filo delle cose. Volevo ricordarlo. Dire che è un grande intellettuale italiano. Ma sì, volevo ricordarlo con due frasi che disse da noi qui alla Zanzara sulla parola ricchione. Lui non si spaventava di dire le cose come stanno, di utilizzare le parole che vanno utilizzate, non queste cose gay, omosessuale. Diceva ricchione, finocchio, frocio. Senti. È un genio totale comunque. Ma non hai voluto però parlare nel dettaglio delle storie di questo primo maggio? Sì, infatti ho accennato una sola volta al primo maggio. Anzi, no, non faccio sentire niente. C'avevo delle cose sul primo maggio, ma non me ne frega più nulla. No, perché non me ne frega più nulla, perché è con noi un grande personaggio per la prima volta alla Zanzara. Ah, la Camusso? No, che c'entra la Camusso? Ma no, ti pare? Ma tu vuoi paragonare il personaggio che abbiamo adesso collegato Tremo. Alla Camusso? Alla Tremo. Camusso, amico mio, la Camusso. Angeletti, la Camusso. C'è. Angeletti, ma dico, ma questo qua, questo personaggio che abbiamo collegato, questi sindacalisti, ma adesso non mi fare espressare, non mi fare parlare in maniera volgare, cioè, è un grande personaggio, un grande critico musicale, un grande storico della musica, come vuoi che te lo dipinga? Ah vabbè, certo, ma io, a parte che sono amicissimo di un Dichi, uno tu dei sei sempre amici. Sei sempre amico. No, non di lui. Sei amico di un amico, amico degli amici sei. È molto amico di un siciliano che è stato, che è un mio medico di Padova. Cioè sei amico derelato, diciamo. No, lui. Capito. Chi è? Paolo Isotta, buonasera. Ciao Giuseppe, allora ti comincio subito a dirti un proverbio napoletano: gli sfottuti vanno in paradiso. Ah, gli sfottuti vanno in paradiso. Hai detto, tu ti senti talmente sfottuto da noi che sei pronto al paradiso, eh? Sì, sì. Caro Paolo, come stai? Benissimo, e tu? E io, qua, combatto con Parenzo. Devi sapere questo. Qual è l'amico? Dire una cosa, Paolo, dimmi, Paolo, esordire, aspetta. Voglio esordire in media stress. Cioè, allora, sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Io amo i pazzi, anch'io appartengo alla categoria. Lo so, ma questo lo so io, che tu appartieni alla categoria. E ti dico subito una cosa, lo sai che mi ha detto prima al telefono Paolo Parenzo, questo lo posso dire perché, perché non è una cosa, come dire, privata. Mi ha detto, so che la tua trasmissione in televisione è durata una sola puntata. Sì. Proprio per questo mi piaci, ha detto Paolo Isotta. Mi piace perché è durata solamente una, ce n'è stata solamente una. Poi ha chiuso tutto, è successo un casino. Cos'è che mi hai detto, Paolo? Sì, perché questa è la prova del suo valore, perché si sono messi paura. Ma sono messi paura dell'inferno che abbiamo combinato, del caos, del caos non organizzato, perché sai, il caos si può anche organizzare, tu me lo insegni, no? Il grande caos. Senti, caro Paolo, io voglio sapere una cosa. Tu, sai Parenzo, se uno dice gay a Paolo Isotta, Paolo Isotta praticamente diventa pazzo. Adesso, pazzo no, però... Mi fa tristezza, perché sai qual è la cosa? Dimmi. I gay sono dei ricchioni ideologici, tristi, che vogliono la consacrazione sociale. Sì. Io sai, praticamente io ho 64 anni, quando ero guagliuna, a Napoli un ricchione si faceva in mezzo alla via, e capisci? Ma anche tu lo facevi in mezzo alla via, ricchione? Io, un pochettino, sì. Un pochettino facevi? Come no, certo. Sì, perché capisci, cioè che facevi? Le marchette, no? Come no, certo. Cioè ti facevi pagare come o pagavi? Io? No, io pagavo, veramente. Ah, pagavi? No, io ho sempre preferito pagare. Quello è buono, quello è buono, devo dire la verità. Perché vedi, c'è una cosa, io l'eros omosessuale lo concepisco in una maniera molto animalesca. Cioè? Spiega. E allora non mi piace fare amore. Amore lo faccio che è femmina. Ma l'eros omosessuale lo concepisco come uno sfogo degli istinti. Allora pagando tu non ti metti vergogna, perché non hai paura, non hai bisogno di fare l'innamorato. Puoi fare quello che ti pare, insomma. Puoi essere brutale, diciamo. Puoi essere brutale. Ma cosa ti piace con i maschi? Diciamo, essere passivo? Vabbè, ma senti. Passivo o attivo? Me lo sono già dimenticato. Ah, già, perché ma 64 anni mica, cioè, non ti tira più. Scusa se te lo dico in questo modo così brutale. Ma... No, sai,
guarda, ogni tanto ci sono anche dei Retour de Flamme, però Retour de Flamme è ottimo, sai, sono sempre più rari. Sono rari, però a 64 anni io spero, Parenzo, tu che dici, io a 64 anni che fine ho fatto? Cioè, no, tu non sono molto lontani, perché ne ho 47, dunque siamo 60. Probabilmente morirai o facendo come Talk Radio, no? Come quel conduttore radiofonico che a un certo punto viene ucciso per le cose che dice alla radio. Speriamo di no. Oppure morirai durante un amplesso, credo. Sì, non vedo altre. Non vedi altre soluzioni, dici? Non vedi altre fini possibili, insomma. No, non vedo altri destini. Devo dire che tra i due preferisco il secondo, però ammazzato così brutalmente all'uscita dello studio. Però sarebbe bellissimo uno che entra nello studio con un'accetta, no? Ma magari ammazzano qualcuno al di là del vetro, qualche assistente, qualche tecnico, no, ma si tu sbagliano così. Ma quelli prendono 1200 euro al mese, devono anche morire per te, scusa, non ho capito. muori, quelli prendono 1200 euro al mese. Paolo, dimmi. Allora, se non ti secca, no, perché? Vorrei portare il nostro discorso su un tema che bellissimo. Qual è? Dimmi. Devi sapere che io sono stato all'apertura del Maggio Musicale Fiorentino. Beh, Maggio Musicale Fiorentino, anch'io sono fisso. Sì, allora pensa che nel primo intervallo ho passato un quarto d'ora con una persona meravigliosa, il cardinale Bettori, l'arcivescovo di Firenze. Gay pure lui, no? Non lo so. Allora lui mi ha detto che era la sua prima esperienza wagneriana. Sì. E io ho detto: guarda, Eminenza, lei è cascato, è partito male, perché è partito con l'unica opera di Wagner che sia fondata sopra una metafisica atea influenzata da Schopenhauer. Sì. E invece gli ho spiegato che il tema. Ho cercato di dirgli, insomma, lui è molto più intelligente di me, che il tema fondamentale di tutta l'opera di Wagner è la redenzione. Sì. E l'ultima opera, il Parsifal, del quale il secondo atto è stato. Ecco, ma perché mi stai dicendo sta cosa, Paolo? Scusami se ti interrompo. Perché? Perché voglio dire che abbiamo siamo convenuti a parlare del fatto del Wagner cattolico. Che è una cosa bellissima. Del Wagner cattolico. Scusa, ma tu sei cattolico? Hai voglia. Cioè, proprio fervente anche? Guarda, io ho il privilegio di avere la fede. Tu sei un ricchione cattolico, un ricchione con la fede, un ricchione con la fede. Beh, sì. Il mio intercessore è San Gennaro. Cioè? È il più grande santo del paradiso. È quello è il cui sangue è la testimonianza del suo martirio per Cristo, che si scioglie tre volte l'anno. Ma secondo te, io non ho capito, la Chiesa fa bene a opporsi ancora, tu che sei cattolico, opporsi ai matrimoni gay? Io penso di sì. Vabbè, tu sei contrario, sei contrario. Ma perché vedi, il matrimonio è un sacramento, allora non si può diminuire il valore del sacramento che è stato istituito in un modo preciso. Io penso che la Chiesa faccia molto bene a riconoscere da un punto di vista civile le unioni dei ricchioni, dargli i conforti, anche dei conforti, oserei dire accessori. Cioè, in che senso conforti accessori? Non ho capito. Che sono i conforti accessori? La Chiesa, ci sono stati dei discorsi meravigliosi di Monsignor Paglia. Ma tu sei mai stato con un prete? Con un prete sei mai stato? Io no. Ti manca, diciamo, ti manca. No, mi manca e mi mancherà, e ti confesso che è una cosa che mi farebbe orrore. Ti farebbe, ma tu hai una, vuol dire, hai avuto sempre compagni? Sei à voile à vapeur, come si dice in francese? Cioè... Io non ho mai avuto compagni, come ti ho detto. E nemmeno compagne? Compagni sì, compagni, ti ho detto già che per me l'eros maschile è una cosa animalesca. Cioè, ma animalesca che vuol dire? Una cosa brutale da sodomizzazione? Sì, proprio una cosa fatta senza il bisogno di riuscire gradevole al partner. No, ma spiegami però, che vuol dire? Mentre ovviamente con una donna c'è un rapporto di spiritualità, a volte anche no. Cioè, tu con l'uomo sei attivo?
Ma a seconda, a seconda anche passivo. Non è questo il eri, fatto. Poi, il eri, fatto eri. Non avere il problema di rendersi gradevole. Ah, proprio sei così. Poter tirare fuori tutte le cose, le cose proprio più oscure. Più oscure dentro che uno si tiene dentro. Ma senti, ma tutte queste associazioni, tu non le sopporti, diciamo, arci gay, gente che va in Parlamento per battersi, tu su tutte cose che proprio... Ma torno a dirti, secondo me tutte queste sono delle cose che vengono a limitare la libertà erotica. Ah, perché tu sì, perché sono delle forme di borghesizzazione dell'eros. Sì, che è proprio banale, che proprio te lo fa mosciare, diciamo la verità. La verità è questa, capito Parenzo? Io dico una cosa, se ti chiamo frocio, per esempio, ti offendi, io uso la parola frocio tranquillamente, non mi pare che ci sia da offendersi, no? Dipende. A te, tu preferisci ricchione, però se ti chiama frocio non... Sai, no? Che domandi a me? Sì, a te. No, certo che non mi offendo. E che ne so io? Cioè... È una qualificazione. È una qualificazione, no, perché molti dicono che frocio... È una qualificazione negativa, però. Ma perché è negativa? Chi l'ha detto che è negativa? Ma non è assolutamente negativa. Perché pare... Dipende dal contesto, se stiamo ridendo e scherzando con il grande Isotta, con Critico Musicale, e facciamo discorsi alti sull'eros, la borghesia e la rivoluzione sessuale dell'amore, ha un senso. Ma se sei per strada, Isotta passa e uno gli fa frocio... Vabbè, ma che gli frega, Isotta? Gli dico, sono a me, state buono. Sì, dai, su, bisogna anche alcune cose, bisogna... Il reato di omofobia, per esempio, io sono sicuro che Paolo Isotta se ne fotte, dice che è una follia, o sbaglio, il reato dai, su, come si fa? Dillo a questi qua, Scalfarotto, questi altri qui. No, ma per lui... Dall'alto della tua cattedra, da questo punto di vista, senza offendere. Cioè, dillo, il fatto che uno debba avere una pena perché insulta uno è assurdo, no? Senti, ti posso dire una cosa. Dimmi. Quando ero ragazzo, un amico mi disse che era stato con un uomo attivo che gli aveva fatto un bocchino. Sì. E poi, fatto che il bocchino aveva detto ricchio vatten, ho detto tutto. No, mi hai capito? No, in che senso? Cioè, non c'è da offendersi, dice, no? Ah, da quello prima gli fa un bocchino, si agghiotta tutte cose e poi dice ricchio vatten. È comico, no? Sì, certo. Come no? Ma quando è che hai finito di fare? Cioè, la strada, per esempio, tu pagavi. Adesso questo mi ha sorpreso. Tu pagavi addirittura. Certo. E dove pigliavi i quattrini per pagare? Ma sai, per la verità, devi sapere che io avevo un papà meraviglioso. Sì. Il quale, quando io feci 16 anni, mi dice: senti un poco, e tu fai una bella cosa, ogni fine settimana mi dici quello che hai speso per i tuoi piaceri carnali e io te lo do. Ma stupendo, meraviglioso. Noi siamo napoletani. Ma tu hai sempre pagato? Spesso hai pagato per gli uomini? Ma perché mi piace di più. Ti piace di più pagare perché non hai proprio nessun vincolo dopo, no? Sì. Non hai nessun tipo di vincolo. No, non è neanche questione tanto del vincolo, come ti ho detto, perché c'è un piacere specifico nel fatto di pagare, che hanno alcuni, non dico che ce lo debbano avere. No, beh, certo, è chiaro. Allora, ti leggo un passaggio, caro Paolo, di questo libro di cui si discute, che è stato introdotto in una classe, avrei letto sui giornali sicuramente, in un liceo di Roma. Come lettura in un liceo da parte degli insegnanti delle superiori del ragazzi quindicenni, mi sembra, o diciassettenni. Col consenso dei genitori, poi. Beh, successivo, consenso successivo dei genitori. Beh, da poco. Allora, un passaggio di questo libro della Mazzucco recita: ficcò la testa fra le gambe di Mariani e si infilò l'uccello in bocca. Aveva un odore penetrante di urina e un sapore dolce. Invece di dargli un pugno in testa, Mariani lasciò fare. Giose lo inghiettì fino all'ultima goccia e sentì il suo sapore in gola per giorni. Il fatto si ripeté altre due volte, innalzandolo a livelli di beatitudine inaudita. Tu lo introdurresti un libro di testo del genere? Guarda, io non lo introdurrei, non perché sia osceno, ma perché fa schifo letterariamente. Ah, fa schifo proprio il libro? Ma perché questa non è letteratura, questa è una povera disgraziata che si arrampica sugli specchi. Comunque, guarda, io ti dico una cosa, io purtroppo a scuola mi hanno fatto... odiare i promessi sposi, ma dopo sono diventati uno dei conforti della mia vita e io ritengo che i promessi sposi e la prima versione di Firmo e Lucia siano il romanzo più grande che sia mai stato scritto in tutta la storia della letteratura mondiale. Dal punto di vista letterario, tu un pompino come lo descriveresti? C'è modo di descriverlo? Guarda, se per questo del pasticciaccio di Gadda si parla di questo e di altro, solamente che Gadda è un sommo scrittore, Céline è un sommo scrittore.
Per cui meglio questi della Mazzucco, dici tu, no? Vogliamo neanche fare il paragone. Io questa qui, per la verità, l'ho sentita nominare da te la prima volta, o per meglio dire, ho letto ieri un articolo su il giornale di Veneziani che parlava di questo passaggio. Sì, sì, esatto. Senti, un'ultima cosa, ma Papa Francesco è rivoluzionario oppure una cosa, come dice Giuliano Ferrara, fuori dall'ortodossia che porta la Chiesa chissà dove? Guarda, Giuliano Ferrara ha scritto una cosa meravigliosa in introduzione al libro di Alessandro Gnocchi, una cosa anche di una cultura teologica. Ma insomma, ti piace sto Papa o no? E io devo dirti che questo Papa lo sto esaminando. Ah, lo stai esaminando, vedremo. Ma esiste la lobby gay in Vaticano, secondo te? Boh. Non lo so. Boh. Sai, sì, è probabile, e i sacerdoti spesso hanno pencolato da questo punto di vista, ma mi importa poco. Ma la cosa più sessualmente più schifosa, diciamo schifosa nel senso più violenta che hai fatto, qual è? Io? Valla a dire, non lo so. Non è che poi faccia chissà che cosa. Comunque, voglio dirti questo, invece... provo un senso di avversione enorme per chi? Per i sacerdoti che praticano il sesso. Perché? Perché naturalmente loro dovrebbero essere sposati con Cristo. Vabbè. E allora ti racconto una cosa. Dimmi. Qualche anno fa, una trentina di anni fa, una famiglia molto amica della mia aveva un ragazzo un po' disturbato. Allora, data l'amicizia, senti, parla un poco con questo ragazzo, io ci parlavo. Allora? Però questo vi racconto una cosa che lo aveva veramente scioccato. Cioè? Lui era stato un venerdì sera a battere in Villa Comunale a Napoli. A battere, c'era stato uno che gli aveva fatto un po' pino, va bene? Sì, certo. La domenica era andato a farsi la comunione e la comunione lui se gliel'aveva porta quello che gli aveva fatto un pochino. Questo ragazzo è stato malissimo. Beh, sì, però questo è buono. Vabbè, Paolo, grazie, ti abbraccio. A presto. Ciao, presto. Ciao, caro. Non me moleste moschi. I racconti di Paolo Isotta. Guarda che si può parlare però di sesso. Adesso Paolo Isotta ne parla in maniera esplicita. Cioè si può parlare di sesso in maniera alla Paolo Isotta. Diciamo la verità. Noi facciamo parlare di sesso Rocco Siffredi e anche Paolo Isotta. Ecco, no, vedi, però c'è una differenza. C'è Paolo Isotta. No, guarda, Paolo Isotta ne parla in un modo diverso, certamente perché Paolo Isotta. Ecco, invece c'è gente come Paolo Rocco Isotta. Ho capito, però ha usato dei termini molto diretti, mi sembra, no? Chiari, diretti, comprensibili. Ma lui non risulta volgare. Ho capito, ma io non ho detto che è volgare. Maria da Verona, dai, Maria da Verona. Ciao, volevo dire. Pronto? Paolo Isotta, ciao Paolo. Chi sei, Giuseppe? Sono Giuseppe, come stai? Oh. Bene, grazie. C'è anche David. Grazie. David, omaggia il professor Paolo Isotta. Grande maestro Isotta. Quando io sento voci di cultura e non parolacce, sono estasiato. Vabbè, Paolo Isotta ha scritto un meraviglioso libro, che è un libro autobiografico di grandi ricordi, che si chiama La virtù dell'elefante. La virtù dell'elefante, che non è riferito alla sua stazza, che pure è notevole, vero Paolo? Sì, in larghezza, non in altezza. In larghezza, vabbè, anche gli elefanti sì, sono alti, però insomma, non tra i più alti. Sono meravigliosi. Io invece sono una specie di tricheco. Addirittura tricheco, sì. Beh, meraviglioso. Tricheco perché il tricheco è più basso dell'elefante. Sì. Allora, io però vorrei andare subito al tema che tu non vuoi affrontare, che è quello dei gay. Qua siamo, avanti. No, qua siamo, però ti voglio chiedere, poi ti chiederò anche di altro. Perché tu non ami la parola gay? Allora, io questo fatto l'ho spiegato molte volte, tu sei amabile, me lo chiedi, te lo ripeto. Perché? Secondo me, l'omosessualità, che noi napoletani chiamiamo arricchionam, che sarebbe la ricchioneria, è una parte ineliminabile della condizione umana. Sì. E naturalmente Nostro Signore si è incontrato anche per i gays. I gays non sono altro che dei tristi ricchioni ideologici. Allora, siccome so che Nostro Signore si è incarnato anche per i gays, so che quando sarò in purgatorio troverò anche loro,
però io mi voglio allungare un po' di purgatorio, qualche migliaio di annessi, sì, e dire in questo momento, così mi allungo il mio purgatorio, fanno schifo. Ti fanno schifo quelli che si chiamano gays, cioè gays. Perché, ripeto, sono i ricchioni ideologici. Sì. Allora vogliono fare un rivendicazionismo parziale e statutario. Ci vogliamo mettere a fare le assemblee sindacali perché i gay debbono avere i diritti. Certo, hanno diritto pure loro di, sì, avere il subentro negli affitti, hanno certamente, io non contesto che abbiano dei diritti ereditari, io da cattolico naturalmente non posso accettare, mi fa orrore l'idea che si possano sposare in chiesa perché il matrimonio è un sacramento. Ma quello non avverrà perché nessuno vuole il matrimonio in chiesa, ma quando tu parli di ricchioni ideologici lo vogliono in chiesa, no. Nessuno si vuole più sposare tranne i ricchioni. Questo è vero, ma la parola froce ti dà fastidio? No. È bellissima, no? Froce è stupendo, meraviglioso. Ricchione è ancora più bello. Perché però, ti piace più ricchione? Perché è napoletano. Ah, per quello. E Finocchio? Beh, sai, ha qualche disfottitorio. Sì. E dunque va bene. No, perché no. È come dare la guantata nello stomaco al vicino di platea. Devi sapere, caro Parenzo, che per Paolo Isotta il rapporto omosessuale è soprattutto un rapporto sessuale carnale, cioè difficilmente si può trasformare in un rapporto affettuoso, o sbaglio? No. Io in questo, scusami, io forse mi sono espresso male quando l'ho detto, perché io volevo parlare di una mia personalissima esperienza. Certo. Allora, io non nego, il rapporto omosessuale inteso come unione di anime può essere una cosa sublime, e ne parla per esempio il mio Virgilio, con Eurialo e Niso. Dico semplicemente che è lontano dal mio modo di essere, tutto qui. Cioè tu hai vissuto il tuo essere omosessuale soprattutto come una cosa fortemente sessuale, carnale. Proprio il sesso, quello brutale, sì. Brutale. Sì, esatto, sì, proprio così. Brutale, ma com'era quella storia di quel religioso, non so se la racconti nel libro, di quel religioso che ti ha un po' molestato? La racconto, ma ne abbiamo già parlato. Lo so, però mi devi dare un nome, caro. Allora, no, il nome non lo posso fare. D'altra parte è identificabilissimo. Cioè? Racconto un'altra volta la storia. Sì. Un ragazzo un po' disturbato che io conoscevo si confidava con me come a un padre, e allora mi racconto questa cosa, che era stato a battere nella villa comunale, sì, e aveva trovato un individuo che gli aveva fatto un buchino. Sì. Il venerdì sera, sì, la domenica mattina, questo va a messa, si va a fare la comunione e gli porge l'ostia consacrata a quello che aveva pigliato il cazzo in bocca il venerdì sera. Il ragazzo ne ebbe uno shock. Sì. Allora posso dire questo: si tratta di un monsignore molto repodio, molto alla moda, che adesso è stato chiamato a Roma. Sì, ma con che ruolo? Ecco, se te lo dico ti dico il nome. Vabbè, più o meno in che settore? In che settore? Non voglio avere una querela, questo è tutto. Ma in che settore? Non voglio farla avere neanche a te. Ma in che settore, scusa? È stato a Roma, ha un ruolo importante, che cos'è? Un cardinale? Che cos'è? No, per carità, però è direttore di un pontificio istituto. Beh, questo è già interessante, è direttore di un pontificio istituto, ma ha a che fare con la musica, dato che lo conosce magari? Non lo so. Non lo sai, direttore di un pontificio istituto. Beh, scateniamo la caccia noi, caro Paolo, scateniamo la caccia al gay, al monsignore gay, che poi in realtà non ha fatto niente di male, mica è un pedofilo questo qua, o no? No, scusami, secondo me ha fatto qualcosa di malissimo. Perché? Perché se tu sei un sacerdote, sì, ti sei sposato con Cristo, non col cazzo del ragazzo che hai incontrato in villa. Vabbè, quello magari poi non ha più fatto nulla, non ha più succhiato nulla, dai. Beh,
vedi, è la ipocrisia che mi disturba. E poi guarda, credimi, questi che vivono così non si pongono nemmeno l'interrogativo se le loro pratiche, attenzione, se le loro pratiche non la loro natura, quindi se le loro pratiche non siano in contrasto col comandamento divino, perché se io vado in villa stasera e mi faccio rompere il culo, io non ho giurato niente a Cristo, se non il fatto che gli andrò a chiedere perdono. Caro Paolo, dimmi. Ma si parla del fatto che vogliono punire i clienti delle prostitute, no? Qualcuno vuole punire i clienti delle prostitute in Italia, ma ti pare una cosa normale o no? Guarda, se non fosse da piangere farebbe ridere. Sai, quando, quando la morale entra nel diritto è un disastro. È un disastro, sì. Vabbè, senti Paolo, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, torniamo al sesso, che sai è una mia fissazione. No, per favore, basta, torniamo al mio libro. No, torniamo allora, al sesso, una cosa sui cinema di Napoli, che è stupenda, questa cosa dei cinema di Napoli è meravigliosa, le tue prime esperienze nei cinema di Napoli, nei sotterranei dei cinema di Napoli. Allora, è molto semplice, io in terza liceo si può dire che facessi filone a scuola un giorno sì, un giorno no. Sì, filone, cioè marinavi la scuola, sì. Sì, e allora con i miei compagni noi andavamo nella galleria Umberto perché per passare la mattinata di filone si andava a giocare a pallone o si andava lì. E allora in questi cinematografi che aprivano la mattina succedeva di tutto. E io nel mio libro ho fatto dei racconti molto divertenti di quello che succedeva. Per esempio, allora, che succedeva? Allora, ecco, questo lo voglio fare perché secondo me è una cosa che presta a una riflessione più profonda. Allora, il fatto in se stesso è molto comico. Va a dire, andavano un sacco di ricchioni che li trovavano alle marchette. Sì. Allora, per andare con le marchette andavano nei cessi. C'erano tre vani cesso. La guarda cesso era una vecchia che stava con la corona del rosario in mano e faceva: salve regina, madre di misericordia, guaglio, la seconda è libera, puoi andare, vita, dolcezza e speranza nostra. Allora, questa è una cosa grottesca, veramente napoletana, però io penso che questa donna certamente sta in paradiso. Senti, ma tu sei andato, in che ruolo eri lì, quello che faceva le marchette o quello che andava con i marchettari? Andavo con i marchettari, vuoi scherzare? Cioè, pagavi? Certo. Questa domanda già me l'hai fatta, io già ti ho risposto che nel pagare c'è un grandissimo piacere. Addirittura. Viva il sesso! Ciao! A presto, ciao! Ciao. È un personaggio grandioso, Paolo Isotta. Grande intellettuale italiano. Grandissimo, diciamolo subito. Poi uno che racconta queste cose in maniera così. Però è uno dei più grandi intellettuali italiani. Sì, sì, certo. Dai, in bocca a lui queste cose assumono il profumo del profumo della viola. Non esagerare, il profumo della viola. Parlava di bucchine. No, ma vedi, detto Paolo Isotta, il più grande critico musicale italiano. Ma sempre di bucchini si tratta. Ho capito, però. Se il critico musicale. Vabbè, però ho capito, sì, in bocca a lui, da certo, lui certo, assumono quel sapore. Perché tu non... sei snob? Sì. Snob. Beh, questo sì. Sei snob. Beh, dillo, sì, io sono snob. Ma no, anche dillo? La Boldrini è snob. Senti che cosa ha scritto l'altro giorno. Non mi paragonare la Boldrini, hai perché ragione, mi sta, cazzi, perché no, mi sta, a me mi sta molto antipatica. Allora, ho che scritto sia... a Sandrin, ma sono dei ricchioni ideologici tristi che vogliono la consacrazione sociale. Io sai, praticamente io mo ho 64 anni quasi, quando ero guagliuna, a Napoli un ricchione si faceva mie saviglie. I gay sono dei ricchioni ideologici, la trovo straordinaria questa cosa qui. Se tu gli dicevi a lui sei un gay, ti pigliava a schiaffi, dici che cazzo, io sono un ricchione, capito? Sono un ricchione, pazzesco. Marco da Roma, vai, Marco da Roma, poi grande sorpresa, chiudiamo.